Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovate in una postazione diversa perché parleremo un po' di opinioni, unpopular opinion riguardo alla moda sostenibile, chiamiamola così, mentre vi faccio vedere il mio armadio. Parleremo un po', faremo un discorso generale, quindi prendetevi la vostra tazza di tè, di caffè, vinello, quello che volete, e iniziamo questo video. Se siete nuovi qui, ciao, io sono Doina, se invece siete qua da sempre, grazie mille di supportarmi sempre. Trovate tutti i miei link ai vari social, alle varie cose che ho qui in descrizione, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi informazione vi serva è tutta lì. Ho uno shop Etsy se vi interessa, ho il codice con la Wild Refill se volete provare i loro prodotti che sono pazzeschi, perché nello scorso video ne ho parlato e qualcuno ha detto che non li conosce, quindi secondo me bisogna conoscere questi prodotti perché io ormai li uso da quando loro erano un piccolissimo brand che non si cagava nessuno e adesso sono diventati una cosa grande e sono molto contenta per loro perché i loro prodotti sono veramente validi. Detto ciò, cominciamo questo video. È un sacco di tempo che non faccio video sulla fast fashion, sulla sostenibilità, eccetera, quindi sono molto contenta. Quindi iniziamo con la prima unpopular opinion, ovvero quella del iniziare a comprare second hand, ma con una mentalità fast fashion. E vi dico che io ho iniziato a comprare second hand nel 2018 circa, quando ho iniziato a interessarmi ai temi della sostenibilità, quindi sono riuscita a smettere di comprare fast fashion del tutto, senza problemi. Ovviamente vi parlo da persona che comunque ha un fisico abbastanza normale, o non faccio fatica assolutamente nel trovare la mia taglia nei negozi dell'usato. Vivo in Canada dove ci sono un sacco di negozi dell'usato perché qui l'usato va tantissimo, non solo per i vestiti, ma per qualsiasi cosa, ed è una cosa che apprezzo tantissimo di questo paese. Quindi la mia prima unpopular opinion, diciamo, è quando la gente inizia a comprare second hand ma con una mentalità fast fashion. E cosa intendo con questo? Che le persone iniziano a comprare second hand ma comprando sempre con la mentalità del vabbè, questo è usato, quindi non facciamo male a nessuno, no? Oppure, ah, questa cosa qua è in trend, questo colore va in trend, quindi dai, compriamo sta roba. E quindi è lì che sbagliamo, nel senso che se iniziamo a comprare usato per una questione di sostenibilità, perché vogliamo avere più cose sostenibili nel nostro armadio, vogliamo darci alla moda slow fashion, comprare tantissimi capi perché costano poco non sarà la soluzione, non sarà assolutamente una cosa sostenibile a lungo andare. Infatti io all'inizio ho comprato, non dico tantissime cose, ma ho comprato tante cose che poi adesso nel mio armadio non ci sono più, perché erano vestiti che magari erano comunque abbastanza in trend nel momento, perché bene o male, sapete, i trend durano 2 secondi, poi queste cose finivano su Depop o nei negozi dell'usato e li trovavi subito, quindi riuscivi a stare al passo con i trend pure comprando usato. E quindi la mia difficoltà all'inizio era capire effettivamente se compravo quelle cose perché erano sostenibili, perché stavo facendo del bene al pianeta o è perché veramente mi piacevano quei capi, e la maggior parte delle volte era semplicemente che non ero ancora uscita da quella mentalità di comprare cose giusto per comprarle, giusto per avere qualcosa di nuovo in armadio. E questa cosa ovviamente è diminuita tantissimo, giustamente quando ci ho riflettuto di più e quando ho iniziato a comprare cose vintage. Perché il vintage purtroppo non è una cosa che puoi veramente dire è in trend, perché le cose vintage hanno uno stile, cioè c'è uno stile abbastanza particolare, o comunque ci sono dei capi particolari, dei colori che non sempre troverai, colori che adesso sono in voga, eccetera. Quindi con il vintage inizi veramente a slow down. E col vintage ho anche capito quello che effettivamente mi piaceva davvero indossare e non quello che trovavo nei negozi second hand, che erano bene o male molto vicini alla fast fashion che compravo prima. E giustamente vi ho promesso che farò vedere il mio armadio, quindi per farvi capire, per esempio, io ho iniziato ad amare tantissimo questo genere di camicie molto frou-frou, con le manicozze, queste cose qua, con le puff sleeve, cioè io non ho una camicia normale nel mio armadio, magari questa è quella più normale forse, però c'ho le polpette, non so quanto normale possa essere, quindi tipo questa c'ha le mucchette, quindi capite, queste sono camicie che piacciono semplicemente a me perché mi piace questo stile frou-frou, mi piacciono queste cose extra e non sono camicie che troverete nel fast fashion. Quindi quando ho iniziato effettivamente a capire cosa mi piace, è lì che ho iniziato veramente a comprare capi che davvero mi stavano bene, o io mi sentivo a mio agio nel comprare questi capi e nell'indossarli. Ovviamente per passare alla unpopular opinion, cioè unpopular opinion non più di tanto, seguente è il minimalismo. Come potete vedere, ho abbastanza vestiti. Magari qualcuno ne ha di meno, magari qualcuno ne ha di più. Io trovo di avere un po' più vestiti di quel che necessito, assolutamente,
ma allo stesso tempo con gli anni ho fatto comunque tanti declutter, ho capito che quelli che i vestiti che io ho in questo momento in armadio mi piacciono tanto e non li darei via neanche per 1 milione di euro, ma in realtà per 1 milione di euro magari ve li do, però devo pensarci un attimo. Quindi diciamo che con il tempo ho capito che io non sono fatta per avere pochi capi nell'armadio, non perché io voglia avere sempre cose nuove, no, non è quello il punto. Il punto è che mi piace avere capi che io indosso veramente, che mi piacciono tanto, e mi piace, siccome io ho uno stile abbastanza particolare, non sono fatta per la magliettina bianca col jeans e col blazerino, che ho avuto quella fase proprio perché quando sono entrata nel mondo del second hand era un po' quello che girava, soprattutto tra la community sostenibile, eccetera. Girava un po' jeans, magliettina bianca, blazer nero, scarpe da ginnastica. Cioè, I'm sorry, that's not me. E quindi diciamo che per qualcuno può funzionare assolutamente un armadio minimal, un armadio con pochi capi che si abbinano tra di loro. That doesn't work for me. Quindi quando io parlo di sostenibilità e magari, non so, parlo del mio armadio, eccetera, dico sempre, io non sono minimalista e non ho mai preteso di esserlo, perché mi piacciono i vestiti. Adoro i vestiti, adoro i vestiti, adoro i vestitini estivi frufru, adoro le camicette frufru, mi piacciono queste cose. Non mi piacciono tanto le cose classiche, per esempio ho due completi, uno con la gonna e uno col pantalone, e ce li ho per fare la professional principalmente, perché comunque, raga, io sono in ambito universitario, ogni tanto capitano quei momenti in cui devi andare a fare degli esami, o deve andare a fare dei colloqui, o deve andare a delle conferenze, e quindi non posso andare con i miei corsetti. Vorrei tanto, ma so che c'è comunque un dress code da rispettare, e io ho queste cose. Ovviamente sono comunque cose vintage, quindi sono comunque cose che io amo, che adoro, che quando le indosso mi sento pazzesca, però comunque rimane che io non sono fatta per quello stile molto minimal, molto blando, coi colori neutri. Raga, no. No colori neutri. Please don't. Non mi piacciono i colori neutri, non mi piacciono queste cose, e come dico, queste sono opinioni mie, sono opinioni che io non mi ci vedo con queste robe, io ho bisogno di cose colorate. Per esempio, tutte le mie camicie sono quasi tutte bianche, per il semplice fatto che la maggior parte di queste camicie belle così le trovi bianche, non le trovi tanto in colori pazzeschissimi o comunque non in cotone. Ho alcune camicette colorate, ma non sono tantissime, quindi punto sempre ai vestiti colorati. Per esempio, faccio vedere, ovviamente questo non è vintage, questo è un selkie, sono dei vestiti stupendi, costano troppo, li ho comprati second hand, è chiaro, perché non me li posso permettere, però resta che io ho bisogno di vestiti così. Per esempio questo è un vestito vintage, cioè è un vestito stupendo che veramente quando lo metto mi ci sento molto Bridgerton. E pensate, alla storia di questo vestito è che sono andata in un negozio dell'usato, in un negozio vintage, e ho provato dei vestiti, ho fatto delle foto, le ho messe nelle storie, e qualcuno ha detto, oddio, col vestito rosa ti sta benissimo, spero tu l'abbia comprato. Io in realtà ho detto, non l'ho comprato, perché comunque le braccia sono abbastanza scoperte, io con le braccia scoperte non mi ci vedo molto, eccetera. Mi hanno minacciata, raga, mi hanno detto torna indietro a prendere quel vestito, ok? Quindi sono tornata una settimana dopo, ho detto se è destino lo ritroverò, e infatti l'ho ritrovato, l'ho preso, e in realtà mi sta piacendo molto, anche se le mie braccia sono più scoperte di quello che io voglio, mi piace tantissimo. La prossima popular opinion è la capsule wardrobe, e questo si collega un po' alla questione minimalismo, che è una cosa che è nata dal minimalismo, ovvero che tu hai tot capi che, diciamo, ti forzi di indossare solo quelli per tot giorni, in modo da farci sempre gli abbinamenti tra di loro. E vi dico, è una cosa che funziona tantissimo se appunto siete persone che indossate cose abbastanza basic. E non c'è niente di male, sia chiaro, non voglio essere fraintesa, non c'è niente di male di indossare cose basic come camicette, pantaloni, un blazer, eccetera, e che vi piacciono solo quelle, non fa per me. Quella cosa non fa per me. Attualmente io so che non funzionerebbe per me fare una cosa del genere, cioè potrei fare un esperimento, e se volete posso anche farlo per voi, nel senso che scelgo tot capi da indossare per tot tempo e vedere se funziona. Sono sicura che funziona, però non fa per me quel limite. Per me è un limite, no? Così, perché a me piace aprire il mio armadio e dire che cosa indosso oggi? E quindi principalmente ecco perché per me non funziona, ma questo è un po' legato alla questione del minimalismo di cui abbiamo parlato prima. E ripeto, faccio sempre tutte queste premesse. Se a voi piace la capsule wardrobe, se voi vi trovate bene con un armadio molto minimal, you do you, è bellissimo, non fa per me. La prossima popular opinion sarebbe quella dei brand etici.
Voglio aggiungere un'altra cosa, la questione dei brand etici, mi sono dimenticata una cosa molto importante, ovvero che secondo me molti brand non sono molto inclusivi per quanto riguarda le taglie, nel senso io ho avuto a che fare con pochi brand etici, quindi non posso parlare per tutti, ma quei pochi con cui ho avuto a che fare non erano molto inclusivi. Quindi qual è lo scopo di produrre altri vestiti nuovi che arriveranno di nuovo su questo povero pianeta, se non rendiamo questi brand effettivamente anche inclusivi, perché magari nell'usato c'è gente che non può trovare la propria taglia, quindi quello è un limite. I brand etici magari se vogliono essere consumatori più responsabili, quella può essere una soluzione per loro, però se non li rendete inclusivi è inutile. È bellissimo che con gli anni sul mercato siano arrivati così tanti brand etici con i vestiti che vengono prodotti giustamente nel rispetto dei lavoratori, del pianeta e tutto quanto. Ed è una cosa stupenda, raga. Ma, don't cancel me, please. Ci sono così tante cose nel mondo dell'usato. Ci sono tanti vestiti su questo pianeta, ci sono così tanti vestiti che sono stati prodotti finora, che ci sono ancora. E quindi non credo che abbiamo ancora bisogno di altre produzioni di vestiti. Poi sia chiaro, tipo per esempio, non so, io ho le calze del brand Sheertex, che è un brand sostenibile, etico, che è di Montreal oltretutto, di queste calze indistruttibili. Raga, la vita quelle calze, infatti ne ho tipo quattro paia, costicchiano, ma le ho sempre prese quando c'erano gli sconti, perché quelle calze sono indistruttibili. Sopravvissute alle unghiate dei miei gatti, sono sopravvissute alle mie unghie, sono sopravvissuti a piccoli magari che si attaccavano a qualcosa. Vi giuro, quelle calze sono meravigliose and vi giuro, potete credermi, io le uso da tantissimi anni e sono sempre le stesse paia di calze, non le ho cambiate, cioè sono sempre quelle. Non c'è ancora un paio che mi si sia rotto, il paio più vecchio che ho ha 3 anni. Per esempio, non so, intimo, o costumi da bagno, o calzini, queste cose qua, secondo me ci sta a produrle perché giustamente quelle cose non le compriamo usate, no? C'è un limite. Magari costumi da bagno ancora, perché c'è gente che compra il costume da bagno, lo usa una volta, fa una foto per Instagram e poi ciao, ogni chi si è visto, però magari l'intimo, il reggiseno, queste cose qua abbiamo bisogno. E quello ci sta, secondo me, la produzione di cose etiche. Ma quando vedo questi brand sostenibili, cioè il mio problema con i brand sostenibili non è tanto che sono brand che fanno cose nuove, no, perché ne abbiamo bisogno, c'è gente che non vuole comprare usato, c'è gente che è disposta a pagare magari più soldi per avere un bel paio di pantaloni e non c'è niente di male, però raga, che noia questi brand. Io capisco che loro si ispirano molto al minimalismo, si ispirano molto al capsule wardrobe, queste cose qua, però è una cosa così 2019 che mi ha un po' stancato. Quindi quando vedo questi brand etici che fanno, dai, pantalone nero, la camicetta cammello, il cappottino bianco, cioè colori, raga, abbiamo bisogno di colori, vi scongiuro. Detto ciò, io ho comprato da brand etici, ho comprato. Cosa ho comprato? Ho comprato da un brand con cui non mi sono trovata bene con le cose, non voglio dire il nome perché non voglio fare pubblicità cattiva, eccetera. Però sì, non mi sono trovata bene, cioè le loro cose mi sono trovata bene con alcuni prodotti, ma non tanto bene con altri prodotti, quindi esempio, questo è un vestito che mia madre mi ha preso in Moldavia da un'artigiana, appunto, che fa questi vestiti che appunto sono simili alle vestite tradizionali moldave. Ed è questa è una cosa bellissima, cioè questa è una cosa che io sono contentissima di poter avere nel mio armadio perché comunque rimanda alla Moldavia, rimanda a cose che amo e quando lo indosso comunque è qualcosa di speciale, cioè non è un qualcosa che dici vabbè, una maglietta bianca, no? E quindi per questo ci sta. Se ci sono dei brand che fanno cose particolari che mi ispirano abbastanza, sicuramente potrei comprare, però vi giuro, raga, io nell'usato trovo così tante belle cose che io non ci penso neanche ad andare a controllare quali brand sostenibili esistono adesso, che prodotti abbiano, perché nell'usato veramente trovo tutto. La prossima popolare opinione è quando la gente si fissa sui brand. Questo non riguarda solo il mondo in generale, ma anche il mondo dell'usato e del second hand e del vintage. Perché, per esempio, l'altro giorno sono andata nel mio negozio vintage preferito e ho trovato questa cosa, che è un vestito pigiamoso, ma io me ne sbatto un po' e li indosso come vestiti veri, per dirvi. Ed è bellissimo, io l'ho visto solo perché ho visto i fiorellini, l'ho toccato un po', mi piaceva molto il touch, insomma. E quando sono arrivata alla cassa, la signora mi fa, oddio, ma Miss Dior! E io ero tipo, a sé? E ho detto, fico,
Ok, perfetto. Cioè, anche se non fosse stato un Miss Dior l'avrei preso. Cioè, cosa cambia? E ho notato che c'è un po' questa fissa. Cioè, la gente vuole sempre i brand. E questo secondo me è un problema proprio del mondo in generale, di come proprio i social media, gli influencer, tutte queste robe qua hanno rovinato il mondo perché fanno sempre vedere cose di brand, cose di lusso, cose con un marchio, perché solo, è come se solo quello valesse qualcosa, quando in realtà i brand di lusso sono problematici allo stesso tempo della fast fashion e non capisco questa voglia di possedere una borsa che costa 1.000 euro, che non mi c'entra neanche la mia bottiglia riutilizzabile. Ma che è? Se nel mio armadio ci sono parecchi capi, non troverete tante scarpe e tante borse. Io odio le borse, odio le scarpe, raga. Cioè, è proprio una cosa che mi viene male quando ci devo pensare. Per esempio, io ho le stesse scarpe invernali da tipo 5-6 anni, ok? Che sono le Dr. Martens. Lo so che non è molto vegano, eccetera, però sono scarpe che ancora mi durano, che le ho comprate quando non ero neanche vegetariana, quindi figuratevi, e non ho intenzione di buttarle. Cioè, io per le robe che abbiamo già non ha senso che buttiate per comprare cose più etiche. Mi spiace, non sono d'accordo con questa mentalità. Quindi l'inverno io utilizzo solo le Dr. Martens, perché l'inverno è lungo, freddo, e quelle sono le uniche scarpe che mi tengono caldo, non mi fanno scivolare, non mi fanno morire. E quelle le uso, fate conto, 6 mesi all'anno. Poi ho un altro paio di Dr. Martens autunnali, quelle le uso nei mesi autunnali, nei mesi primaverili. E in estate invece uso le Spadrillas. Ecco, le Spadrillas le ho comprate da un brand etico e sostenibile che è in Spagna. Vi posso lasciare il link se me lo ricordo, perché ho due paia delle loro Spadrillas che mi trovo benissimo, perché diciamo che non amo più indossare i sandali, non mi piace più far vedere i piedi. È una cosa, degli ultimi anni. Prima indossavo sempre i sandali, ma adesso secondo me perché non ho sbatti di andare a cercare i sandali, non ho sbatti di andare in giro per negozi, quindi le Spadrillas mi sono trovata bene, sono perfette per l'estate, le amo e stanno sempre bene con i miei vestiti, stanno sempre bene con i pantaloni, eccetera. E basta. Cioè, queste sono le mie scarpe. Ho le scarpe da sposa, le ho tenute, il vestito l'ho venduto, ma le scarpe le ho tenute e sono in Italia. E mia mamma mi ha dato un paio di stivali che avevo in Italia e me li ha riportati lei qua, che sono vestivali lunghi. Non sono tanto da mettere stivali lunghi perché ho poche cose corte, quindi quando metto le cose corte, cioè non è che metto, quando metto le cose lunghe non è che metto gli stivali, metto direttamente le Dr. Martens. Ah sì, e poi ho le Converse, quelle alte, perché anche quelle in estate mi ci trovo stra bene. E basta, invece io non so, cioè, ho delle scarpe. Le borse è la stessa cosa, ho pochissime borse, quelle poche borse che ho non le sfrutto abbastanza, secondo me. E perché alla fine in inverno, quando andavo all'università, era sempre zaino, in estate tote bag. Mia madre mi dice, sei sempre là con questi vestiti così puffosi, eccetera, e la tote bag. Yes, mother. Yes. Questo video sta venendo veramente lunghissimo e non voglio tenervi qui. Lo so che non vi ho fatto vedere proprio quasi tutto l'armadio, ma vi ho fatto vedere alcune cose. Se volete il tour di tutte le cose che ho in armadio, possiamo farlo senza che io blatteri le altre cose, ovviamente. Però l'ultima cosa per chiudere questo video, e al massimo ne possiamo parlare di altre cose la prossima volta, è il fatto che la gente si rifiuta di riparare le cose. Perché vi rifiutate di riparare le cose? Ci sono tantissime cose che possono essere riparate. Perché non ho riparato? Mi si è aperta la camicetta. Perché c'è questo rifiuto di riparare le cose? Le scarpe si può andare dal calzolaio, le borse si può andare dal calzolaio, i vestiti, ci sono le sarte magnifiche. La mia sarta mi odia da morire perché le ho fatto modificare così tante cose che non mi può più vedere, però mi ama lo stesso. Ci sono tantissime cose, non solo riparare, ma si possono anche modificare. Per esempio, questo è un vestito che io ho comprato in Grecia, ok? Che è tipo così, bellissimo, che si lega qua, perfetto. Questo vestito non aveva le maniche, ok? Era così. E siccome io ho avuto il periodo in cui non mi piaceva far vedere le braccia, e ce l'ho tuttora, sia per proteggermi dal sole, sì, perché non mi piacciono le belle braccia, ho deciso di aggiungerci le maniche. Infatti la mia sarta mi ha aggiunto le maniche e l'ha fatto con tanti altri vestiti. L'ha fatto per esempio anche con questo, che è un vestito che ho ormai da tipo 10 anni, raga, ed è ancora che resiste qua perché ci ho aggiunto le maniche. E quindi secondo me questo è un modo anche per riparare le cose, ma anche per modificarle, in modo da, wow, ho una cosa nuova in armadio, perché ci sta che con gli anni il nostro gusto personale si è cambiato, il nostro peso è cambiato, la nostra percezione del nostro corpo è cambiato e quindi vogliamo cose diverse. E se ci sono delle cose che possono essere modificate affinché ci facciano sentire a nostro agio, why not? Lo so che ogni tanto queste cose risultano più costose rispetto a comprare una maglietta nuova da H&M, però non siete più contenti ad avere sempre lo stesso capo
che è stato modificato e potete ancora indossarlo e dire: oh, questo capo l'ho preso in quella vacanza lì ed è ancora nel mio armadio che ogni volta che lo prendo dico: oh, questo mi ricorda la Grecia. Cioè, non è bello? È bellissimo. Bene, raga, questo video è stato veramente lunghissimo. Se siete arrivati fino a qui, mi dispiace molto. Ma se siete arrivati fino a qui, lasciatemi un fiorellino, così capisco che siete arrivati fino a qua e vi siete assorbiti tutta questa logoroicità, che YouTube mi permette di avere. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!